alla mostra dei mattoncini Lego. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti oggi ragazzi, mi vedete anche un po' parlare, un po' così, un po' più tranquillo, così perché ragazzi siamo alla mostra dei mattoncini Lego tra evidenziato in Europa ragazzi, perché ho saputo, mi hanno detto che sta mostra è esagerata raga, sta pure il Titanic raga, ho visto il Titanic dovrebbe essere lungo tipo 3 metri, 4 metri, non lo so, lo andremo tra poco a vedere e vi porto insieme a me ragazzi, ma ovviamente non prima che come al solito vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutte le cose che dovete fare sempre, dai che mo vi porto nella mostra dei mattoncini Lego, andiamo a vedere perché pure io a casa, se avete visto i video precedenti, ce ne ho un bel po' di Lego, ma mi sa che questi sono un po' più fighi. Ecco, ti è, iniziamo subito, allora raga. Da dove iniziamo? Ancora non lo so, andiamo da qua. Sono proprio curioso raga. Allora innanzitutto vediamo, stiamo qua e vediamo il Colosseo raga. Raga ma quanto è figo sto Colosseo, ti è? Mamma mia, non credo questo sia quello messo in vendita online. Non credo sia questo. Però è esageratamente gigante. Michele Molteni, questo devi avere, così gigante. Perché non credo sia quello che sia in vendita, però ottimo lavoro. Vabbè ragazzi, andiamo avanti, perché qua ci sta la lupa capitolina, la lupa di Roma. La lupa di Roma, raga, quanto è figa. Vabbè, andiamo, mi sa che questo video durerà un bel po', mi sa. Perché? Perché ci sta un botto di roba, raga. E quindi qua invece è il foro romano, ragazzi. Il foro romano. Vediamo che ci sta scritto. Tempo Vespasiano. Bello, bello. Complimenti. Voi siete in grado di fare una roba del genere? Non lo so. Questo invece è il... il villaggio di Babbo Natale, ragazzi, raga, ma guarda, raga, guardate nei dettagli tutta sta roba. Questo invece è non so cosa sia, ma è figo ragazzi, è figo. Allora ragazzi, quindi stavamo andando girando e per i più grandi appassionati di Star Wars non poteva mancare chi è il coso di Star Wars, ragazzi, tornati di Star Wars con Han Solo, tutti i personaggi di Star Wars. Bello, ci piace ragazzi. Qua a me sembra, questa è l'area Star Wars, come potete vedere, tutto sto, me sono perso la gomma. Questa è l'area Star Wars, come vedete qua ci sono tutte quelle di Star Wars e ora ve faccio vedere. Allora raga, iniziamo ragazzi. Ragazzi, voi se avete qualche set di Star Wars, scrivetelo qua sotto nei commenti, ragazzi. Questa è la palestra di Star Wars, ragazzi, addirittura. Scrivetelo qua sotto nei commenti se anche voi avete qualche set di Star Wars e cosa avete di Star Wars, ragazzi. Perché io non sono un grande esperto di Star Wars, ma devo dire che sono fighissimi sti astronavi di Star Wars. Quasi quasi mi stanno a far venire la voglia di vedermelo. Tiè raga, tiè il Venator, non so come si dice, però raga è fantastico, raga. Non so quanti mattoncini siano, non so se c'è scritto quanti mattoncini si sono, non c'è scritto quanti mattoncini, ma poco ci interessa perché è esageratamente grande, raga. Questo invece, questo rocannolo, così. Che cos'è sta cosa? Non lo so, scrivetelo qua sotto nei commenti, ragazzi, per voi che siete appassionati di Star Wars, magari ne sapete sicuramente più di me che cos'è questo, ragazzi, ma anzi ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti, scrivetelo qua sotto che voto date a queste creazioni di Lego che vi faccio vedere oggi. Scrivete qua sotto nei commenti il vostro preferito, vediamo qual è il più votato, vediamo. Andiamo avanti. Questa è la
La principessa Leia riguarda l'impero di Star Wars. Questa è l'astronave che è della principessa Leia, vabbè. Ragazzi, guardate, poi più che altro mi piace un sacco sta cosa qua che ha le astronavi appese così, vedete ragazzi, è proprio fighissima, è fatta proprio la scena che volano, mi piace proprio ragazzi. Questa invece è la casa infestata. Questa siamo usciti da Star Wars, mi sa che l'ultimo è questo qua. Ah no, questo è finito, Star Wars è finito ragazzi, questa è l'atterraggio sulla luna, però prima, come dicevamo, ci sta la casa infestata, raga, la casa infestata e tanta roba. Tiè. Scrivete, come ho detto, qua sotto nei commenti il vostro preferito. Qua raga ci sta pure la batteria, no vabbè raga, esagerato proprio. Questo invece che cos'è? Questo invece raga non lo so, però a me piace. Tiè, raga, non so da dove andare, però effettivamente non so proprio da dove andare. Tiè, raga, guardate quanto è figa sta cosa. Questa è una città da Lego, raga, è una città da Lego. Città da Lego, scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date a sta bella città da 1 a 10. Tiè, raga, tanta roba. E ora passiamo agli stadi. Questo è lo stadio di Varsavia, ragazzi, lo stadio di Varsavia. Tiè, stadio di Varsavia. Questo invece è lo stadio del Barcellona. Stadio del Barcellona, raga, scrivete nei commenti che voto gli date. Oh, ma guarda, ma questo è illuminato pure, mamma mia. Scrivete voi qua sotto che stadio è questo. Vediamo se lo indovinate. Che stadio è? È lo stadio Arena Plus. Polsat Arena Gunstadt. Vabbè, abbiamo capito. Dopo gli stadi ci sta Jack Sparrow. La metto io la musica, se no YouTube mi blocca il video. Ragazzi, questa è non so che cos'è, raga, non lo so, però mi piace, tanta roba da poter da essere fatta, raga, tanta roba. Questo è il Kimaborg, non lo so. Se voi ragazzi lo sapete, scrivetelo qua sotto nei commenti e ovviamente dategli un voto. Tutta sta cosa è tipo un'armata, raga, ma questa è proprio una cosa esagerata. Questo invece è il galeone di Neptuno, sempre dei Pirati dei Caraibi, credo, non lo so, non credo. Però ci sta nei Pirati dei Caraibi, c'è posta, a me piace, ragazzi. Questa invece è la Queen Mary 2, raga, tutte ste navi così, raga, ma io voglio vedere Titanic, dove sta il Titanic, raga, sta qua, raga, ma è esageratamente grande, raga, madonna. Scrivete qua sotto nei commenti, raga, quanto è grande, quanto vi piace sto Titanic, e voi ce l'avete il set del Titanic? Tiè, raga, guardate, è enorme, raga, è enormissimo, però raga, questa è fantastica, perché ragazzi questa è la famosissima scena della scalinata, questa di DiCaprio e Rose che scendono, ragazzi, i dettagli sono fantastici, speriamo che non me cacciano, perché mi sto a fare col selfie stick nervoso, però è fantastico, ragazzi, guardate i dettagli così anche dentro le cabine, guardate, ragazzi, fantastico proprio, ragazzi, guardate che vi faccio avvicinare, che manco noi ci potremmo avvicinare dal vivo. Mamma mia, ragazzi, è esageratamente grosso, ragazzi, guardate. Scrivete nei commenti che voto gli date da 1 a 10 a sto bestione di Titanic, ragazzi, che hanno fatto pure il mare sotto. Sto bestione dei Titanic, ragazzi, scrivete nei commenti che voto gli date.
raga, e dopo il Titanic vi porto a un'altra città, tia raga. Quanto enorme sta città, ragazzi, sta città è veramente enorme. Devo dire, ragazzi, che veramente c'è proprio tanta roba. Cioè, non ho mai visto così tanti Lego. Non so neanche quanto durerà sto video, perché è enorme. Cioè, ragazzi, quello qui ci sta, come vi ho fatto vedere, ci sta il villaggio delle principesse, non lo so. Questo è un altro villaggio tutto così. Questa è una città enorme, ragazzi, è proprio tanta roba. Sì, raga, guardate, ci sta pure la paleolica, perché il green è sempre al primo posto, ragazzi. Quindi la paleolica, la Torre Eiffel, raga, guardate sta città quanto è enorme. Ci sta pure l'aeroporto, ci sta pure, madonna, raga, esagerato proprio. Scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Madonna, e sto castello che è ispirato a Warcraft, raga. Ecco, questo è il castello di Warcraft, è ispirato a Warcraft. Scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10, perché qua c'è sta pure l'aereo. Questo è l'aereo di cosa? È l'aereo, il Boeing 747 Lot 767 Lot. Questo è City Arctic, questa è la città artica, ragazzi, guardate, è tanta roba, ragazzi, ve l'ho già detto, tanta roba. Questa è Friends Popstar, raga, e questa è quelli, c'è invece Ariana Grande che sta facendo il suo concerto. Questo invece è l'altro coso di Babbo Natale, il villaggio d'inverno con la pista sciistica, ragazzi. Devo dire che veramente ci avevo proprio a fantasia per farle, ragazzi. Complimenti a chi l'ha fatto, complimenti a chi ha fatto, a chi ha ideato questo. Qua invece andiamo nel mondo di Jurassic World. Oh, ragazzi, allora vediamo questo, ce l'ho, questo ce l'ho di Jurassic World, e basta. C'è solo questi due di Jurassic World, ragazzi, mi manca tutto il resto, però ci siamo a buon punto, ragazzi. Votate qua sotto nei commenti che voto vi date. Qua invece giriamo e passiamo a quest'altra scultura dell'orso di Berlino, l'orso di Berlino, vabbè. E questa invece è un'altra città, quindi guardate i dettagli da dietro, più che altro i dettagli di dietro di questa città. Questo è Lego Friends, ragazzi, guardate quanto è figo. Scrivete nei commenti che voto gli date, per poi passare ai puffi, ragazzi. Guardate i puffi, come i puffi sanno che tesoro c'è. Invece dopo i puffi passiamo alla parte di Harry Potter, ragazzi. L'avete riconosciuto, questo è il coso di Harry Potter che giocano a Quidditch, ragazzi. Chi sarà Harry Potter di tutti questi? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Voi avete la torre del Quidditch? Io non credo. Quindi andiamo avanti al palazzo. Questo vediamo dopo, che sto da dietro, questo è il coso del il ponte di Londra, il Taj Mahal. Questo è quello di Sydney, e questa è la statua della libertà, ragazzi. Raga, guardate quanto è figa la statua della libertà. Quindi dicevamo, questo è il teatro dell'opera di Sydney, questo è il Taj Mahal, questo è il Tower Bridge di Londra, e queste invece le case londinesi, ragazzi. Guardate, Calimusin pure, a Londra c'hanno i sordi, Calimusin pure. Scrivete qua sotto nei commenti che voto li date. Queste invece passiamo alle sculture. Questa è la scultura di Niccolò Copernico, ragazzi. Questa invece è la scultura di Frederick Chopin. E poi c'è sta pure la mappa e tutte le nazioni. Che se premiamo
qualche pulsante, esplode tutto, non lo so, proviamo questo, che succede? Ah, ecco, vedi, si illuminano, premendo i pulsanti si illuminano tutte le relative nazioni. Bello, figo, figo, mi piace, ragazzi, mi piace. Vediamo invece qua, c'è sta la zona degli... Cos'è questo? Ispirata dal... ispirata allo Hobbit. Hanno fatto proprio le torri, ma comunque devo dire, in tutta sta mostra ci sono messi proprio d'impegno per farla, per farle, eh. Complimenti, qua ci sta gli orchi, e qua dietro ci sta il ragno con l'Hobbit che è stato... con Frodo che è stato preso dal ragno. E questa è tutta la questo è, dove sta? Questo è Saruman, credo, non mi ricordo bene, spero di non aver detto una cazzata. Quindi andiamo avanti, ispirata sempre a Hobbit, il Signore degli Anelli, che raga, guardate quanto è figo. Poi passiamo al famosissimo Lego Ninjago, ragazzi, Lego Ninjago. Sì, raga, qua dove forse ci sta qualcosa che io ho, ma non credo di aver visto qualche pezzo che io avevo fatto vedere nel video precedente. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate, che voto gli date a tutti sti Lego che state vedendo adesso. Questo è tutto il mondo Lego Ninjago, ragazzi, guardate quanto è figo. Dategli un voto e scrivetelo qua sotto nei commenti.